arriva senza benzina, però andiamo nel nostro gladiatore di Castiglio Fiorentino, attenzione! E allora, Gioele, aspetta che passo con te, dai, che voglio essere sicuro, perché... Sai, Dakar, vai Jerry, linea di arrivo, sono appena arrivate alcune moto, Pablo Quintanilla, Honda ufficiale con un'altra Honda, Made in Italy questa volta, Bayer S Moto, credo che ci sia stato un gioco di squadra, non lo posso giurare, ma so che Pablo è rimasto senza benzina ieri e oggi sono arrivati al traguardo insieme, quindi immagino ci sia stato qualche aiuto esterno, però... Niente, siamo all'arrivo di questa famosa 24 ore che ha portato tutti allo stremo, mezzi e piloti, veramente durissima. Ieri una giornata dall'alba al tramonto, completamente nelle dune. Per quanto riguarda la nostra gara, vedete l'auto qua alle nostre spalle, ieri è stata dura per quanto riguarda il consumo, tutti i mezzi hanno consumato molto di più del dovuto in quanto la sabbia era sofficissima. Siamo arrivati a consumare 1,2 litri a chilometro nelle dune più morbide. Quindi arrivati al refueling del bivacco di questa notte, abbiamo aggiunto circa 80 litri in più del dovuto perché avevamo troppa paura di rimanere senza. E cosa è successo? Siamo partiti questa mattina a manetta e adesso Laia ci dirà cosa è successo invece oggi. Peccato che abbiamo perso un po' di tempo, ma super contenti di essere arrivati alla fine, perché a 100 km dalla fine la frizione è iniziata a slittare tantissimo. Ci siamo fermati, si è raffreddato un po', poi andava, ma provando ad andare molto piano, seconda, terza, una guida con velocità nelle dune, trovando i passi, molto stress, perché io pensavo eravamo fuori di gara. E super contenta di essere arrivata là. Sì, una soddisfazione grandissima, vai col 5. Dai. Seconda settimana però, adesso gas, eh? Sì, abbiamo guidato a pressione fino a 0,6 dei pneumatici per avere più trazione, evitare le dune alte così, e siamo riusciti a portarla in fondo, una gran soddisfazione. Adesso andiamo verso il trasferimento e dai. Ho 950 km oggi ancora. Esatto, oggi abbiamo finito la tappa a 9,50 per arrivare al bivacco di Riyadh. Però siamo qua. Dai, siamo contenti. Ciao. Forza, ciao!